Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Sono stata taggata su questo The BookTube Watchlist Tag, credo si chiami, da un paio di persone, ovvero da Tiffany di Miss Fiction Books e da Sara di Nocturnal Blaze, che ringrazio. Ringrazio anche tutte le altre persone che mi hanno comunque citata nei loro video. Ma comunque è The BookTube Watching Tag, ce la possiamo fare. Sostanzialmente si tratta di qualche domanda sui canali BookTube che guardo, insomma le mie preferenze su YouTube e simili, quindi non si parla proprio dei libri in questo caso. Al doppio tag non si scampa, quindi oggi sono qui per girare questo video. Oltretutto ho anche scoperto il nome della creatrice, che si chiama Harriet Rose, nessuno l'ha mai citata, comunque è lei. La prima domanda mi chiede: a quanti canali sei iscritta? Bisogna innanzitutto fare una distinzione in questo caso, perché io ho due diversi account. Su uno tengo tutti i booktuber, che in questo caso sono 53 quelli, i canali a cui sono iscritta, e poi ho un altro mio profilo personale in cui ho tutte le altre cagate varie, quindi quello non ci interessa. Comunque sono 53 i booktuber che seguo. Due, di solito quando guardi booktube, innanzitutto va detto che io non guardo booktube il più delle volte, ma lo ascolto, proprio perché booktube ha il vantaggio di non avere una forte dimensione visiva ma prettamente uditiva, e quindi io guardo, anzi ascolto booktube mentre faccio mille altre cose. Di solito mentre sto sistemando qualcosa, che può essere la mia camera, quando pulisco, bagni, cucina, insomma cose legate alla manualità che non mi richiedono un grande sforzo mentale, quindi posso concentrarmi sulla voce della persona in questione, oppure mentre sono in macchina io collego il telefono al bluetooth o al cavo della macchina e mi ascolto i booktuber parlare anziché ascoltare musica, anche perché dopo un po' ascoltare musica mi annoia, e lo stesso vale per la corsa, quando corro o ascolto audiolibri oppure guardo, ascolto video di booktuber. E questo è anche il motivo per cui commento poco spesso, proprio perché sto facendo altre cose ed è difficile che io mi fermi e mi metta a scrivere un commento. Domanda numero 3: come bilanci il guardare booktube, leggere e creare i tuoi stessi video? È difficile, è sempre molto difficile, perché quando si fanno tante cose non è semplice trovare il momento giusto per ciascuna di queste cose. Come vi dicevo prima, i momenti in cui guardo booktube sono quelli, i momenti in cui creo video sono i momenti in cui non ho tra virgolette nulla da fare, o spazi di ore in cui mi ritaglio proprio appositamente il tempo per girare i video, e io di solito leggo quando sono sui mezzi, quando sto aspettando qualcosa, e questo succede per lo più durante il periodo scolastico universitario, proprio perché spostandomi coi mezzi ho più tempo per leggere. Spesso leggo anche a colazione, nel senso che mi piace leggere durante i pasti, cosa che accade poco spesso perché c'è sempre qualcuno con cui dover per forza interagire, cosa che detesto specialmente a colazione, e quindi accade raramente. Ma se sono a casa da sola e devo tipo cenare da sola o pranzare, io mi metto lì col mio libro, oppure non so, guardo una serie TV o faccio altro, però è un momento in cui mi piace moltissimo leggere. Però diciamo che le due attività principali da cui poi bilancio la terza sono il creare video e leggere. Poi il guardare booktube è abbastanza secondario, cerco di farlo nei ritagli di tempo, ma non è qualcosa a cui mi dedico proprio al 100%. 4. C'è una differenza tra i video che ti piace guardare e quelli che ti piace fare? Sì, c'è una grande differenza, anche perché di solito molti dei video che mi piace guardare non sono quelli che mi piace fare, come per esempio i book haul. A me non piace girare i book haul, non so perché, non li trovo particolarmente divertenti come video, ma mi piace tantissimo guardarli, mi piace farmi i fatti vostri, guardare quanti libri vi siete portati a casa durante il mese, e poi tipo i tag non mi piace girarli e né tantomeno guardarli, quindi più delle volte li evito, a meno che non siano cose particolarmente divertenti o peculiari. Gli altri sono invece cose che mi piacciono sia da vedere che da girare, però in generale trovo difficoltà nel fare io personalmente video frivoli, ma mi piace tantissimo guardarli. 5. Chi è il primo booktuber a cui ti sei iscritto e lo guardi ancora? Credo che il primo booktuber a cui mi sono iscritta sia stata Jo di JoRitz, e sì, sono ovviamente ancora iscritta al suo canale, la seguo con molto piacere. Lei è stata proprio una dei primissimi che ho scoperto, scoprendo che c'erano persone che parlavano di libri anche su YouTube, e poi sono seguiti a ruota anche Matteo Fumagalli, Leon Zodiaco, e poi insomma ho ampliato i miei orizzonti. Ma qua ci sono due domande poi molto simili, perché qua mi chiede: qual è il booktuber più recente a cui ti sei iscritto, e poi anche il
un tuo nuovo booktuber preferito. Io sostanzialmente nell'ultimo periodo mi sono iscritta a due nuovi canali ed è difficile che io mi iscriva a dei canali nuovi, devo aver guardato molti video, mi devono aver convinto oppure subito al primo video, e questi due canali sono uno più recente e uno invece che è di vecchia data ma che ho scoperto solo recentemente, e sono rispettivamente, accorpiamo la domanda che si facevamo prima, Miss Nerily ed Eri Gibby. La prima è proprio una nuova arrivata su YouTube, parla tantissimo di young adult, di diversità, con un piglio veramente critico, degno di nota, analizza e sviscera i libri in tutti i loro aspetti, con professionalità, ma anche con grande amore per i titoli che va anche a criticare, e questo approccio mi piace tantissimo. Oltretutto parla in maniera molto simile a Daro Moccia anche nell'impostazione di video, e questa cosa mi piace ancora di più. E oltretutto poi è una ragazza simpaticissima, ci scriviamo idiozie su Instagram. E l'altro canale invece di Eri Gibby, Erika, è un canale che ho scoperto recentemente, purtroppo in concomitanza con degli eventi poco piacevoli, ma mi sono subito affezionata al suo canale perché è una ragazza veramente che trovo molto dolce, rilassante nel modo di esporsi, che non vuole prevaricare ma vuole solo raccontare i libri che ha letto, trasmettere ciò che ha provato, ed è un approccio che mi piace moltissimo, e quindi sono due canali che vi consiglio molto. Poi la settima domanda, vabbè l'ottava la salto poi perché ve l'ho già risposto, è: condividi un vecchio booktuber preferito, quindi devo andare a pescare tra i primi a cui mi sono iscritta, credo. Allora vi cito una ragazza di cui credo di avervi parlato poco spesso qui su YouTube, ma che seguo da tantissimo e di cui veramente apprezzo tantissimo i video. Si tratta di Valeria di Read Blog Repeat. Lei ormai ha veramente parecchi iscritti, ma se li merita tutti, perché oltre al fatto che parla di libri in maniera deliziosa, con un amore esagerato, e poi alterna anche video più frivoli o comunque su altre tematiche, ed è molto interessante secondo me questa alternanza, e quindi è un canale secondo me validissimo e mi piacerebbe tanto conoscere Valeria di persona, quindi io ve lo consiglio. 9. Qual è una delle tue delle cose che più ti danno fastidio di booktube, cioè le pet peeves? E ce n'è una in particolare che credo che sia la cosa che più mi dà fastidio in assoluto, ovvero il non saper argomentare. Cioè, quando una persona vuole parlare di libri, ma non, qui non si parla proprio di competenze, ma si parla del modo in cui viene descritto il libro, e non è in grado di argomentare il perché gli sia piaciuto o meno, o di commentare in maniera critica un libro. Io una cosa che non sopporto, mi viene nervoso, cioè, perché non puoi dire bello bellissimo perché mi è piaciuto la ship, il personaggio, cioè, basta, non significa niente. E di questo ne ha già parlato anche Tiffany, io cerco sempre di motivare in maniera ricca il perché del mi è piaciuto slash non mi è piaciuto questo libro, spero questo passi ovviamente, perché ci sono tante sfumature in un libro, tante caratteristiche che possono essere analizzate, e quindi è riduttivo ridursi solo a un giudizio di gradimento. Poi l'altra cosa che è fastidiosa, non è tanto una cosa ma persone, perché è inutile girarci attorno, qui si è parlato sempre tanto delle polemiche, però alla fine ci sono le persone che fanno le polemiche, e quindi questo mi dà fastidio della community, proprio il fatto che ci siano determinati soggetti che si divertono a portare zizzania su questa piccola community e ad affossarla ulteriormente con veramente cose futili. Ok, mi sto un po' alterando, cambiamo e proseguiamo con la prossima domanda. 10. Che cosa hai imparato nel guardare altri booktuber? Ho imparato diversi, diciamo, approcci rispetto alla telecamera, al modo in cui si pongono con i libri, nel loro modo di raccontarli. Proprio l'approccio rispetto alla lettura, al libro, ho imparato che ci sono diversi modi di leggere, cioè lo sapevo già, però diciamo che stare in questa community mi ha ampliato ulteriormente gli orizzonti, e più che insegnato mi ha ricordato quanto è bello condividere con delle persone le proprie letture, perché è una cosa che purtroppo con le persone che frequento solitamente non riesco molto a fare, e quindi questo è veramente tutto molto magico. Cioè è istruttivo seguire gli altri, ma perché ti mostrano cose che potresti migliorare anche in maniera consapevole, loro te lo mostrano e tu puoi recepirlo, o cose su cui potresti spingere di più, nuovi argomenti, nuove tematiche, nuovi modi di parlare, di affrontare un libro. 11ª domanda, opzionale mi chiedi di taggare. A questo punto penso che l'abbiano fatto praticamente tutti.
Però adesso cerco di pensare un attimino a chi non l'ha fatto. Quindi se non l'hanno fatto le seguenti persone, ritenetevi taggato, comunque vi taggo lo stesso. Dicevamo appunto Miss Nerli e Regibi, poi taggo le immancabili amiche Valentina di Book Addicted, Marika di Mary's Reading e Giuliana di The Italian Reviewer. Io poi non ho citato tutti i miei canali YouTube preferiti, ma semplicemente perché questa è giusto una carrellata su queste domande, non volevo stare a dilungarmi, ma ci sono veramente tantissimi canali che seguo con immenso piacere, anzi dai, facciamo una carrellata, vi dico i miei preferiti in assoluto. Tralasciando proprio i mega big, vi cito qualcun altro, come per esempio, adoro tantissimo Ima and the Books, Gaetano Pagano, le persone che ho taggato ovviamente, poi Franz D, Martina Mezzadri, Nocturnal Blaze, Miss Fiction Books, The Bookcase of My Mind, Cecilia Margherita, Lego Scatto Viaggio e infine l'ultima che mi appare nella lista è Lucia di Sentire della Letteratura. Insomma, vi ho dato anche qualche spunto per quanto riguarda i booktuber. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere anche voi le vostre cose su booktube, le vostre preferenze, nuove scoperte, se avete anche di nuovi booktuber che avete scoperto e vi piacciono, linkatemeli qua sotto, io do sempre volentieri un'occhiata. E come al solito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi e la campanella, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!